Nel 1941 Alfred Hitchcock girò Il sospetto. Il sospetto è soprattutto il primo film che vide Hitchcock lavorare con Cary Grant, l'attore con il quale avrebbe poi collaborato più spesso. Ciò che vide in Cary Grant, e di cui nessun altro si era accorto prima, era un immenso fascino, ma leggermente sinistro. Fu il solo regista a far emergere questo aspetto da Cary Grant. Era un intrigante presupposto, perché Cary Grant era il tipico attore romantico, estremamente popolare. Ma lui lo scelse come possibile omicida, un playboy che sposava una ricca, fragile e giovane ereditiera, che forse lui stava tentando di far fuori. Ed ecco ancora uno di quei tipici momenti di genio alla Hitchcock, quando lui sale lungo quella scala curva con un bicchiere di latte che potrebbe essere avvelenato, innescando la suspense, la vera bomba. La grande trovata, il dono dell'ispirazione, sta nell'aver messo una lampada all'interno del latte. Il latte brillava in modo appena percettibile, e così la mente del pubblico iniziava ad agitarsi.